Macedonia oggi al voto per elezioni politiche anticipate dopo la crisi di governo che ad aprile culminò con la decisione dell'opposizione di disertare i lavori del Parlamento. Sono 18 i partiti in lizza, ma la partita si gioca tra le due coalizioni maggiori, quella guidata dai conservatori del premier uscente Nicola Gruevski e quella a guida socialdemocratica. Il voto è considerato un test di maturità per il paese che punta a entrare nell'Unione Europea e nella NATO. I negoziati con l'UE sono bloccati dal veto della Grecia, che non riconosce la Macedonia con questo nome, lo stesso di una sua provincia settentrionale.